una volta un mago che era imprigionato nel castello. Viene il drago con la chiave magica aprire il lucchetto del castello e liberò il mago. Allora, c'era una volta un mostro rossa, te viveva una tasetta, due fiorellini. Buongiorno. Un giorno era andato a fare una passeggiata Mi ha incontrato. è introntata un unicorno magico Arriva. che aveva un diamante. Te la tappamava una fatina. Questa fatina. Questa fatina Raccoglieva. toglieva i fiori Per darli. a mostro. Bimba fiocchetta e drago fiorellino. C'era una volta una bimba che viveva in una tolle colorata. Buongiorno. Andavano a fare la passeggiata, ma incontrò drago fiorellino. Molto simpatico. Simpatico. Decisero. Decisero di andare fuori col sole bello splendente. Amici non si lasciavano mai più. Da tanti anni fa viveva un cane e un bimbo che ci avevano un diamante che dentro ci aveva un sacco di soldi. Il bimbo era troppo giocherellone, quindi il cane ha fatto la guardia. Un giorno aprirono il diamante e scoprirono che c'era un sacco di soldi. Fide, come è stata? Del gatto bambino. C'era una volta una fatina di nome Rosy che viveva in un castello e aveva un gattino di nome Giudy che per errore trasformò il suo gattino in un bambino. Poi, per spezzare incantesimo, trovò un altro di rosa scuro e rispezzò l'incantesimo e vissero tutti felici e contenti. C'era una nonna in un bosco con una casa a fungo, poi passeggiò, andò e poi più avanti, non è stata sbagliata, vedrò un lupo. Quella casa a fungo l'ha persa perché non l'ha ritrovata prima. E quindi se un lupo è cappato, è andata avanti e poi ha trovato il tesoro della meravigliosa cassaforte. The end. E cosa ci fece con quel denaro, ti ricordi? Poi diventò ricco. Nel titolo della favola è un amico per Diana. C'è una volta, Diana aveva lunghi, lunghi capelli e aveva biondi e abitava a casa celeste. Un giorno, Diana, mentre stava giocando nel giardino, cagnolino stava un giorno incontrò un cagnolino che sta tutto solo e stava piangendo. E allora Diana decise di portarlo a casa e chiamarlo Paki. Un giorno
che stanno dormendo nel lettino, stanno dormendo nel lettino di Diana. Il giorno dopo, allora, sole splendente e Diana e Pachi giocheranno con pallone. Il mio libro si chiama La magia della luna. L'autore si chiama Vacca Elisabel. C'era un mostro peloso con il pelo verde, con le corna gialle e viveva in un castello fatto di rocce. Era grigio, ma un giorno ha incontrato un bellissimo unicorno. Era bianco con la coda arcobaleno, con i capelli arcobaleno, e vicino al suo castello c'era un bosco dove raccoglievano i funghi, le mele, i frutti di bosco, le noccioline, e quando è venuta la notte, quando è venuta la notte con la luna e le stelle, l'unicorno e il mostriciattolo si sono trasformati in principessa e in principe, ma per rimanere principessa e principe dovevano baciarsi e si sono baciati. Ciao! C'era una volta una bambina che si chiamava Stella, con i capelli rossi e col vestito verde. Poi abitava in un castello, ma si sentiva molto sola. Poi trovava un gattino e fanno amicizia. Poi andavano a fare delle belle passeggiate col sole e si divertivano tanto. C'era una volta un mago che viveva su una montagna. Un giorno, mentre passeggiava nella foresta, incontrò un unicorno che gli piaceva tantissimo e se lo vuole portare a casa sua. Mentre tornava a casa sua, trovarono una chiave magica. E così se la presero e se ne andavano a casa e quando aprirono la porta trovarono un sacco pieno di monete con la magia fatta dalla chiave e vissero per sempre felici e contenti. C'era una volta la fatina splendente. La fatina splendente vive in una torre, però si sente tanto, tanto sola e triste perché non aveva neanche un animale domestico, un cane, un gatto o qualcosa del genere. Era tutta da sola. Poi una volta andò a fare una passeggiata. E gli visse, le venne qualcosa in mente. Con la sua bacchetta magica farò apparire un gatto, così non si sentirà più da sola. E poi questa fatina con la sua chiave magica va a fare una passeggiata con il suo gattino. Chiudono la loro torre e vissero per sempre felici e contenti. C'è.